Allora ragazzi, bentornati a tutti sulla mia officina. Oggi volevo parlarvi di una cosa molto seria. Coronavirus. Bisogna stare a casa. Io sto a casa. Hashtag usato in tutti i social media, eccetera, eccetera. Allora, consiglio a tutti di stare a casa e magari di dedicarci al fai da te o al giardinaggio o a tutte le altre cose comunque che racchiudono lo stare bene insieme alla famiglia, però a casa. Oggi volevo iniziare una serie in cui farvi vedere cosa fare nel garage o nell'officina quando comunque avete del tempo disponibile e per mettere comunque in ordine il tutto. Quindi oggi andremo a vedere come, con il primo video, fare una parete French clit, quindi la prima installazione, e come poi successivamente nel prossimo video riuscire a creare tutti i vari comparti. Allora, ho creato praticamente un banco da lavoro con il ferro, con degli angolari 3x3. Poi ho fatto tutto il ripiano, ripiano sotto ricavato dalle vecchie tavole che avevo in casa. Sulla sinistra c'è questa piccola mensola in cui metterò bombolette, insomma tutta la roba che utilizzerò molto poco, come bombolette per la verniciatura, oli vari oppure anche resine. E sopra ho fatto un piccolo scompartino per mettere tutte le varie scatole degli avvitatori, delle punte, eccetera. La parete si compone così: pannello USB da 1 cm fissato con degli stop a battere al muro. Poi qua ho fatto il piccolo collegamento, insomma, della spina con una ciabatta della Lidl. Ricordatevi quindi ragazzi di tamponare il tempo che dobbiamo stare a casa in quarantena facendo delle cose che comunque tornano utili. Quindi questo video era solo per impronare tutti voi a stare a casa, e nel tempo che state a casa potete anche fare questo piccolo progettino della parete. Molto semplicemente, perché è una cosa veramente molto basilare. Ricordatevi di seguirmi sul canale
E commentate se magari anche voi avete fatto qualche progetto durante questi giorni. Allora, ci vediamo a breve con il prossimo video in cui spiegherò la seconda parte del progetto in cui realizzare quella guida che vedete dietro di me, questa qua, con questo piccolo portautensili che verrà applicato alla guida in maniera molto semplice. Va bene? Allora, io vi saluto. Ricordatevi, state a casa perché ne va per la vostra salute e per quella degli altri. Un abbraccio e alla prossima.